L'avocado si sposa benissimo con tantissimi ingredienti. Oggi vi faccio la mia proposta. Sono Pam e questo è il mio canale. Sana, veloce, vegetariana. Taglio in due l'avocado. Questo è un po' duro. Supero tuttavia la caparbia resistenza del nocciolo e pratico una serie di profonde incisioni ortogonali le une alle altre, badando anche a che il mio affilato spilucchino non raggiunga la buccia. Ora, avvalendomi di un umile cucchiaio, prelevo i cubetti di polpa che le incisioni hanno prodotto e li trasferisco in una ciotola. Dopodiché, con un pelapatate, sbuccio mezzo cetriolo e lestamente lo taglio prima in strisce e poi a dadini. I cubetti di cetriolo si uniscono a quelli dell'avocado nella ciotola. Abbondante zenzero fresco, circa 2 cm, viene grattugiato sopra al frutto e all'ortaggio. Indispensabili complementi della ricetta sono pepe, 10 g di olio, un pizzico di sale e un cucchiaino abbondante di semi di finocchio. Rimesto ora allo scopo di favorire l'amalgama dei sapori e riempio i semigusci di avocado con la sua polpa più i nuovi ingredienti. La cipolla rossa che sto aggiungendo adesso è facoltativa, ma a me piace molto.